Ora, come avete capito, oggi la iniziamo un po' sportiva, perché sono venuto a vedere il Tokyo Dome, praticamente la casa della squadra di baseball di Tokyo, Tokyo Giants. Non so se si possa entrare, adesso mi informo, cerco di capire se si riesce, però vorrei andare a vedere il campo. E poi qui intorno ci sono, al solito, centri commerciali, negozi e un parco divertimenti, quindi adesso mi faccio un giro qua nei paraggi e dopo pranzo penso che invece mi sposterò da un'altra parte, però intanto iniziamo così. Quando mi chiederanno cos'è la cosa più bella che ho visto a Tokyo, io saprò cosa rispondere. Finalmente. Ovviamente non potevo non fermarmi a mangiare, quindi menù pieno di cose con gli gamberi, e quando bisogna ordinare bisogna ribaltare le targhe con run for strano e stop for strano. Bellissimo, bellissimo, mi ricordo di giugiole. Ovviamente mi sto sfondando di gamberi, ma quelli più buoni, perché hanno presi di diversi tipi, sono questi qua, raga, con il cocco. Potete capire, poi ci sono delle salsine super moleste e ovviamente sto facendo tutto in memoria di Buba. Grazie Buba, grazie di esistere. E ovviamente non potevo andare a finire diversamente. Ok, scusate questa digressione, ma Forrest Gump è uno dei miei film preferiti. Non so se si era capito. Bene, con questo tenerissimo Shiba Inu torniamo a cose decisamente più giapponesi. Cosa che ogni tanto in mezzo alla città ci sono dei templi così, mi fa smattare, ogni giorno mi fa smattare. Grattacieli, 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 case, 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 a un certo punto tempio, bellissimo, angolo di pace rispetto a tutto il resto. Non che ci sia casino in giro per Tokyo, però è proprio un piccolo Eden. Che poi io in realtà adesso stavo andando verso il parco di Ueno a piedi per smaltire quello che ho mangiato da Buba Gamberi, ma adesso lì c'è anche un altro tempio che è ancora più grande, però più bello, quindi attraverso la strada vado a vedere anche quello. E questa è la figata di andare in giro a piedi, che passi in giro per zone dove magari non saresti mai passato con metro o che altro e scopri cose. Quindi attraversiamo e andiamo. Tempio dove ci sono così tante, queste cose praticamente sono preghiere che vengono affisse qua dai templi in modo che Kami, gli spiriti shintoisti, le possano leggere e ascoltare. Ne sono veramente un sacco e ci sono anche un sacco di daruma, che sicuramente è una cosa che avete già visto che da noi, perché si fa un sacco di tatuaggi, un sacco di rappresentazioni con questi, e praticamente viene raffigurato con due occhi vuoti, poi dopo uno si colora di nero perché sta a significare un obiettivo che una persona vuole raggiungere. Se questo obiettivo viene raggiunto gli si colora anche l'altro occhio di nero. Qua ce ne sono veramente un sacco, non ho visti così tanti negli altri tempi che ho visto.
sono arrivato al parco di Ueno, dove ci sono una migliaia di persone che fotografano giustamente gli alberi in fiore, perché siamo in pieno Hanami e quindi sono venuto qua per questo anch'io. Tra l'altro qua c'è anche uno zoo, dove non vi porterò perché nonostante ci siano degli animali che vorrei vedere un sacco, però dopo so che vederli in gabbia mi fa star male come non so che cosa, quindi quello lo evito bellamente. Ma mi godo solo il giro qua appunto per vedere ciliegi e pruni e qualsiasi altra cosa sia in fiore in questo momento, anche perché la giornata è stupenda, quindi i colori sicuramente spaccano. Il fatto di essere a Tokyo durante il periodo della Nami non è stato voluto, anzi, quando ho pianificato il mio viaggio qua lo avevo semplicemente incastrato fra gli altri che avevo deciso di fare quest'anno. Quando poi ho realizzato che la mia permanenza qui coincideva con uno degli avvenimenti giapponesi più iconici, beh, l'ho presa quasi come un segno. Non gli piace neanche un po' venire a fare picnic sotto gli alberi in fiore, eh? No, no, c'è nessuno. Tra l'altro mi dicevano che in tanti parchi bisogna addirittura tipo prenotare l'accesso, oppure li chiudono a una certa perché c'è talmente troppa affluenza che non si riesce più a girare. E adesso l'ho visto anch'io, è veramente strapieno. Sì, beh, direi che la situazione è abbastanza affollata. Tutti qua per guardare dei ciliegi. Top.